Ben ritrovati su IGP Tech Blog. Siamo sicuri che le applicazioni legacy sotto DOSBox funzionano? Dopo la sigla. Spulciando tra le directory del mio computer, ho ritrovato dei vecchi programmi che avevo realizzato ai tempi della scuola con il linguaggio Microsoft Quick Pascal. Stiamo tornando indietro di 30 anni, esattamente al 1994. E questo qui è uno di quei programmi che io avevo realizzato so tempo, che era praticamente la simulazione del gioco Chi vuole essere miliardario. Ai tempi c'erano le lire, ovviamente. Io a quell'epoca stavo imparando, quindi cioè, i programmi qua sono scritti veramente, è scritto veramente malissimo, cioè, non è ottimizzato, cioè una schifezza totale, no? E questo è il sorgente, tutto molto lungo, pieno di if, insomma uno schifo incomprensibile. Cioè, se dovessi rifarlo adesso, questo programma qui starebbe probabilmente in 10 righe, forse 20 al massimo. Bene. Abbiamo qua appunto il nostro Microsoft Quick Pascal in esecuzione sotto DOSBox. Proviamo a compilare il programma e vediamo se funziona. Questo è quello che succede quando compiliamo un programma Pascal sotto DOSBox. Come vedete, non funziona. Potete frenare in qualsiasi modo, ma avrete sempre questo warning, ovvero creazione fallita, e questo è legato a permessi amministrativi. Se lanciate DOSBox come administrator non sarete in grado di montare il drive, quindi a questo punto la risposta è no, DOSBox non è adatto per far girare applicazioni legacy. In questo caso DOSBox va molto bene per i giochi e infatti permette anche di settare la velocità. Come possiamo fare per poter eseguire questi programmi Pascal che io avevo utilizzato a suo tempo? Io vorrei eseguirli perché sono ricordi. Io qualche tempo fa avevo mostrato in un video molto precedente, ed esattamente il video che riguarda la prova di Fantasmagoria, quando ho cercato di far girare il gioco Fantasmagoria della Sierra, io ho una macchina virtuale con Windows 2000, che è questa. Ovviamente qui i colori non ci sono tutti, ma sostanzialmente lo stesso. Bene, dovete sapere che se avete una macchina virtuale Windows 2000, voi sarete in grado di eseguire il Quick Pascal o il Turbo Pascal direttamente dal prompt dei comandi. Anzi, direttamente potete lanciare l'eseguibile QP come ho fatto io da qui. E funziona. E potete vedere che qui, ad esempio, qui non potete usare il mouse ovviamente, e potete vedere che potete anche compilare il programma ed eseguirlo. Ovviamente la velocità esecuzione è troppo elevata perché qui stiamo utilizzando una macchina virtuale che comunque utilizza un prompt dei comandi che non è emulato alla velocità perfetta, e questo programma simulava appunto il gioco, no? C'erano le quattro risposte con delle domande che adesso si leggono malissimo. Ora vabbè, mettiamoci di risposta errata, gioco finito, premi un tasto e poi vabbè, noi lo ricompiliamo. Riparte, e ho fatto anche tutte queste animazioni che scrivevano. Qui dice dove ebbe origine la famosa trasmissione televisiva Rotta della Fortuna. Negli USA. Risposta corretta, siamo andati avanti. Vedete che c'è anche il cursore, la freccia che schiavanza, no? Di quale cosa è composto il corpo umano nella misura del standard 90%? La risposta giusta è B, acqua. E siamo arrivati alla domanda 3 e così via. Se sbagliate, se mettete una qualsiasi, se premete un qualsiasi tasto che non c'entra nulla, già risposta sbagliata, il gioco è finito. Ebbene, questo era uno dei due programmi che avevo ritrovato. Poi ne ho trovato un altro che è questo qua, che è stupidissimo. Vediamo se riesco a... Questo qua, che è la sfera magica, che anche questo qui è stata scritta veramente, veramente coi piedi, come vedete, cioè
Cioè, questo è stato veramente scritto ancora peggio coi piedi. Cioè, tenete presente che è il 94, eh? Io stavo appena imparando a programmare, quindi uno schifo totale. Venivo dal Basic del Commodore 64, quindi. E qui, lanciando questo, veniva fuori questa cosa qui. Benvenuto, sono la sfera magica, sono stata creata da Garcia Isacco nel 2000. Certo, io ero registrato come Garcia Isacco prima in Italia. Sono qui a tua disposizione per prevedere il tuo futuro. Ok, per favore, dimmi il tuo nome e premi invio. Non lo so, io ci metterò proprio il mio, dai. Isaac. Il tuo nome è poco usuale, senza offesa. Mi chiedo se sei abbastanza proprio per fare la prova. Beh, non si è visto, fermerete il video. E qui dice: bene, Isaac, ecco le tue previsioni per il futuro. Dirò solo poche cose. Perderai i pantaloni per la strada. Litigio con i vicini di casa in arrivo. Avrai una promozione sul lavoro. Almeno una notizia buona. Avrai qualche notte da incubo. Che culo. È previsto un lungo viaggio e cambierà di colpo la tua vita. Cazzo, questo si è avverato, eh. Attenzione, una nuova conoscenza potrebbe esserti molto dannosa. E con questo è tutto, a te la pesca. Cioè, praticamente cos'è che fa questo software qui? Questa cazzata qui non fa altro che estrarre dei numeri a caso e in base ai numeri estratti ti dà le risposte. Cioè, qui non prevede niente, questo accesso qui è... Rilanciamolo. Questo programma non prevede niente. Dimmi il tuo nome, culo. Tieniti pronto, non mi assumo responsabilità. Il prossimo viaggio in treno sarà un disastro di grandi dimensioni. Che culo, ragazzi. Ma una volta mi è successo, Una volta mi è successo che il treno si è fermato 5 volte e l'hanno dovuto riavviare, era un vivalto. A ogni stazione si è fermato, l'hanno dovuto riavviare perché non andava, o non si aprivano le porte, o non andava più di 30 all'ora. Un disastro. La perdita di un caro amico avrà molta ripercussione su di te. Questa non è bella, dai. Quando nascerà tuo figlio, nascerà morto. Cazzo, figo, questo è pesante. Farai cileca col sesso, figo. La grande proprio. Sfortuna non finirà, beh, cazzo, cioè non ci avevo mica fatto caso, Fai attenzione, qualcosa potrebbe andarti storto. Ah, no? Non avevo dubbi, cazzo. Figa, non porto mica sfiga sto roba qui. Vai via, va, via sto schifo, va. Bene, poi vabbè, cos'altro abbiamo? Abbiamo ancora qualcosina, dai. Vediamo, mi sembra che ci sia un altro programma. Questo qui è uno di quei programmi stupidi, no? Questo calcolava il fattoriale, se non erro. Vediamo un po' com'è scritto. Cioè. Vabbè, questo è semplice. Anzi, no, eseguiamolo direttamente. Go. Inserisci il numero di cuore fattoriale. 6. Mettiamo 6. Il fattoriale è 720. Ok, finito. Finito qua. Vabbè, questo era semplice. Bene, questo video si conclude qui. Non fate caso alle risposte del programma, perché sono delle stronzate. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!